Mercoledì 5 agosto, Santo Osvaldo, è il 218esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 148 al termine. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.33, la luna si leva alle 21.59 e tramonta alle 7.28. Non ricevendo rinforzi, per evitare un massacro, Marcantonio Bragadin, comandante delle truppe veneziane nell'assediata Nicosia, capitale di Cipro, consegna le chiavi della città all'Ala Mustafa Pasha. Già dal 2 agosto aveva ottenuto che i soldati veneziani, assieme alle donne e ai bambini, si imbarcassero sulle navi. Pur avendo ottenuto un salvacondotto, quando si presenta all'Ala Mustafa, il Bragadin viene afferrato e legato coi suoi compagni, cominciando un vergognoso voltafaccia. Le previsioni per domani. Sarà presente un po' di variabilità, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove dal pomeriggio potrà esserci qualche maggiore addensamento nuvoloso con probabilità di alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Per il resto ci saranno ampi spazi di sereno, specie fino al mattino, con temperature in aumento. Se il secolo XIV fu caratterizzato dalla costruzione delle mura, opera degli ambiziosi signori padovani da Carrara, il secolo successivo vide il lavoro pacifico di tutta la comunità di Montagnana, unita nella costruzione del suo edificio cittadino, il Duomo. Naturalmente anche prima esisteva una chiesa, citata da un documento del X secolo, ma la cittadinanza, cresciuta, voleva fare qualcosa che restasse nella storia. Il Duomo non rappresenta quindi soltanto il luogo del culto, ma anche il cuore spirituale di Montagnana e il sacrario della storia e delle glorie cittadine. L'edificio è intitolato a Santa Maria Assunta, dal 1426 patrona di Montagnana, che si festeggia il 15 agosto. Elementi ed aspetti della cultura medievale rinascimentale, in cui fede cristiana e sapienza degli antichi si fondono, si ritrovano in una cappella laterale del Duomo, l'unica rimasta delle molte che dovevano un tempo esistere. Partendo dal centro possiamo distinguere Pegaso, il mitico destriero alato, la nave degli Argonauti e le due orse. Sulla destra, per chi osserva, tre linee parallele che forse stanno ad indicare la fascia dello zodiaco, su cui si stagliano il leone e la vergine alata con quattro spighe. Quanto all'interpretazione, che si tratti di segni dello zodiaco e di costellazioni è abbastanza sicuro ed è verosimile che richiami un momento ben determinato, magari legato a qualche fatto particolarmente importante per la comunità civile o religiosa di Montagnana, anche se appare problematico interpretare quale. Da ricordare anche il ciclo di affreschi attribuiti al Giorgione, maestro del Rinascimento veneto di Castelfranco, posti al di sopra di un archetto cieco, a destra e sinistra della bussola d'ingresso, che rappresentano i due famosi episodi biblici, quello di Davide e Golia e quello di Giuditta e Oloferne. Tipiche delle zone collinari sono i risotti con vari tipi di erbette, spontanee e non. In questa zona da sempre non manca nelle cucine riso e verze.